Questa idea del comune, che invece è sostanza del tuo discorso, sì, è venuta fuori pochissimo. Sì, è vero. Il comune, come sostantivo al singolare, è un modo di produrre, di riprodursi, che non è quello che dovrebbe porsi come alternativa a modo capitalista. Una produzione del comune, come produrre qualcosa in comune. E che poi è quello che esiste, non è una roba che è astratta, esiste, quindi, visto che è immerso nel sistema attuale, poi certe volte viene cooptato, certe volte ha comunque deve interfacciarsi col sistema attuale, quindi in qualche maniera ibridarsi. Ad esempio il software libero è una produzione, è stata sempre meno adesso perché appunto i grandi progetti sono stati ripresi dalle grandi multinazionali, però alcuni, ad esempio Wikipedia, è ancora abbastanza una produzione del comune. Ma certo, così è una produzione. Questa è una produzione del comune, certo. Ognuno porta un po' da mangiare. Questa è una pura produzione del comune. Sì, come nelle comunità montane che ci sono i lavori che uno aiuta l'altro. Sì, non è una roba che dobbiamo inventare. Infatti, secondo me, qual è il problema, dice Marx, è che il capitale incrementa la connessione sociale, solo che tanto più sviluppa l'universalità delle relazioni, tanto più questa stessa universalità che è affidata a una cosa, al denaro, cioè si fa estranea agli individui. Allora il problema è tornare a avere un controllo su questa capacità nostra umana di sviluppare connessione. Finché il capitalismo non avrà sviluppato le condizioni, questo pieno sviluppo dell'universalità dell'individuo, dell'individuo sociale, cioè tutti i tentativi di ribaltare l'esistente sono tentativi donchisciotteschi. Se parliamo proprio delle rivoluzioni, a parte che le rivoluzioni fino adesso, se ci pensate bene, non sono mai state fatte al nord, sono sempre state fatte al sud, fra virgolette, perché la Cina e la Russia a quell'epoca erano paesi del sud. Sono state fatte da della gente che era, se non analfabeta, sapeva a malapena leggere e scrivere, insomma, no? Hanno cambiato il mondo, bene o male hanno cambiato il mondo, fino ad oggi. E noi oggi siamo in una fase che potremmo dire almeno general intellect, no? Cioè, si vede, la gente ha l'istruzione, ha i dispositivi tecnologici, eccetera, però tu vedi che a nord è un'ondata fascista. Il fascismo che sta arrivando è in qualche maniera il fallimento di questo modo soft di controllare le cose, che è il neocapitalismo e così. Questa è la cosa che mi fa pensare alla disfatta del neurocapitalismo. Io ho scritto neurocapitalismo, penso che il neurocapitalismo rischia, cioè non sta arrivando. Ecco, quindi il discorso sulla maturità non è un discorso culturale di formazione, cosa, ma è un discorso di come riesci a costruire questo comune. E quindi la domanda resta, per me resta abbastanza intera, se non nel fatto di arrivare a avere un immaginario, una capacità in cui senti che c'è un movimento, una tensione tale per cui se non riesci a costruire questo comune vai verso la catastrofe. Il comune io lo leggo anche così, cioè capacità di riconoscere che siamo interdipendenti l'uno dall'altro, questo è il discorso di Marx. Il capitalismo sviluppa questa pienezza delle relazioni, ma non ne abbiamo il controllo, perché sono continuamente espropriate appunto attraverso processi di valorizzazione. E per questo io non, poi alla fin fine, anche nonostante tutte le critiche, non getterei tutta la riflessione del periodo di Foucault, di Gattari. Nel senso che in realtà noi abbiamo vissuto, loro ad esempio hanno vissuto solo in questo mondo, no? Ovvero il mondo dell'individualismo, e questo ha formato, cioè siamo stati immersi in questa cultura dell'individualismo, no? E questo penso che sia la cosa da battere. Sì, però in questo senso il social network nel creare un'identità mondiale è utile invece, perché... Sì, però in realtà il motore che ci sta dietro è il motore del capitalismo. Dietro queste macchine, che peraltro potrebbero essere utili perché poi aumentano questa coscienza collettiva,
vengono usate con delle regole e con delle finalità che sono esattamente all'opposto. È proprio lì la cosa, nel costruire come dire, uso un termine che poi non è molto appropriato, ma sulle moltitudini, cioè sui comportamenti anche individuali. Mi sembra che ci sia una sfiducia di fondo, insomma, questo sì. Ma sì, un senso di impotenza, ecco, Un senso di di impotenza. non poter influire Mentre sulle. nel 1917, che comunque è stata una cosa che ha rivoluzionato il mondo, che poi è anche finita male, ma nessuno, ripeto, nessuna rivoluzione è eterna, questo senso di impotenza evidentemente non c'era. Maria che è del 68. Nel 68, chi ha fatto il 68 pensava di poter cambiare il mondo, no? Sì, però lì una rivoluzione che resta solo una rivoluzione sociale, il 68, viene cooptata, viene sussunta dal capitalismo. Questo penso che è il nucleo della cosa. Per cui, a mio parere, al punto in cui siamo oggi, temo che il comune non si possa fermare pacificamente, ecco. Se ci dimentichiamo il principio della rivoluzione, tutto questo viene in qualche modo recuperato. E che il capitalismo non potrebbe sussistere senza questa capacità di appropriazione che c'ha, che non è solo l'appropriazione dello sfruttamento del lavoro. Questo dicono, ci sono questi teorici anche sulle tecnologie che dicono, va bene, allora loro ci espropriano dei nostri dati privati, basta venderli, ma no, resti nel Nel contesto sistema capitalista, capitale, no? È sempre la stessa cosa, che tutto passa certo. attraverso la Infatti questi valorizzazione. convivialisti francesi, perché parlano del dono come costruzione del comune, potremmo dire, non finalizzata alla valorizzazione in denaro per pochi, ma per la riproduzione invece della vita sociale. Cioè, non so, io sono dell'idea che il capitalismo è cominciato nel 1492, con la conquista dell'America. Perché prima le guerre in Europa c'erano, ma erano normate, no? dai poteri. E nel 1492 comincia questa grande appropriazione del mondo che dà origine al capitalismo, con tutto quello che è successo, i genocidi, i massacri, le cose. E nella seconda guerra mondiale questa struttura di base termina e i massacri entrano, infatti con il nazismo e così, rientrano in Europa. Cioè, quello che prima veniva fatto solo nei confronti, solo, soprattutto nei confronti dei colonizzati, adesso è rientrato in un girone mondiale, no? Con la globalizzazione ha significato anche questa cosa qua. Forse una delle possibili prospettive è quella di costruire veramente una lotta di classe in cui le classi, cioè, c'è dentro il femminismo, c'è dentro la razza, no? I bianchi contro gli altri. Tutto è molto separato oggi, cioè, fino a che non c'è un'intersezionalità, una presa di coscienza di un fine comune, non lo so, mi sembra che sia un po' questo, no? Difatti la lotta ecologista per me rappresenta proprio quest'unione di interclasse, intergenere, Sì, la lotta ecologista è molto importante, però resta ancora molto astratta, secondo me, no? A mio parere non è certo quello che cambierà le cose, è la lezione che viene dalla Francia adesso e poi la lezione che viene dal sud, con tutti questi paesi in cui la gente si rivolta. Dopodiché non c'è un'organizzazione globale per fare una rivoluzione globale, però i segni ci sono. Ma innanzitutto l'organizzazione, il fatto di poter eventualmente utilizzare le tecnologie, questo è tutto. E poi l'organizzazione si crea anche con le lotte, insomma. È difficile dare delle previsioni come, quando succede, perché poi, ripeto, anche ci sono questi passaggi che noi non possiamo prevedere, ma quello di un
di nuove crisi. Penso che ci sarà una decrescita del capitalismo, la prossima crisi finanziaria ci sarà. C'è stata già nel 2008 la decrescita, no? Però la decrescita vuol dire che sono visto in un sistema che dà più soldi ai ricchi e meno soldi ai poveri, se c'è una crisi i poveri hanno ancora meno soldi. Penso che bisognerebbe ripensare tutto questo, adesso senza arrivare al discorso della pura decrescita che gli ecologisti fanno. Io avevo sentito Latouche all'inizio di cui lanciava questo tema della decrescita, dice non è neanche un concetto ancora, è uno slogan solo per sensibilizzare rispetto al fatto che quello che dicevano già il club di Roma inizio degli anni 70, cioè in un sistema finito non si può pensare a una crescita infinita. No? Sì, però stiamo funzionando sempre su quel modello lì. Esatto. E quindi lui rilanciava questo. Tu l'avresti dovuto toccare un po' con la tua ricerca sull'ecologia, politica del femminismo. Sì, poco. Ho anche letto L'economia della ciambella. Kate Brown propone un'alternativa all'economia capitalista, che è appunto un'economia, lei la chiama l'economia della ciambella, che è appunto un'alternativa utopica in questo caso. E questa è la ciambella? Sì. La ciambella dei limiti sociali planetari, cambiamenti climatici, consumo d'acqua dolce, azoto del fosforo. No, perché in realtà inquinamento chimico. Vedere il confronto che fa con la raffigurazione invece del sistema economico attuale. Sì, qualcosa che dovrebbe essere ricorsivo, credo. Però in cui tieni sotto controllo le varie variabili. Ah, forse devi calcolare un PIL che non è più il PIL. Non è più il PIL. No, esatto. Non è più il PIL. No, devi mettere delle variabili che non sono più. Sì. Quindi non è più capitalismo. No, no, è un'alternativa. Penso che questo sono sempre degli strumenti. Sono delle piste su quale bisogna continuare a lavorare. Anche questo è molto importante perché in tutta questa cosa in cui siamo condizionati anche individualmente è perché non abbiamo ancora questo tipo di strumenti che ci possano dire però si può fare così, piuttosto che fare cos'altro.